culla è a Vorkuta, Pantheon avrà la base ben difesa. Ci avviciniamo a bassa quota e atterriamo lì vicino. E la palla passa a Tissev. Vediamo, camminare fino alla base ed entrare. Puoi trovare un uniforme di Pantheon per infiltrarsi. Fattibile. Tu sai farlo. Una volta dentro perlustra la base. Dobbiamo sapere che difese hanno e se le puoi indebolire in qualche modo. Sabotaggio. Credo proprio che mi divertirò. Neutralizzate le difese, potremo intervenire noi. Quindi troviamo e acquisiamo la culla. Ti senti pronta? Lascia fare a me. Massiccia presenza militare. Sono tutti di Pantheon. Riesci a passare? Sono già dentro il perimetro. Devo solo calarmi nella parte. Tienici aggiornati. Lui andrà bene. Ehi, finalmente è tornato. Devono fare il rifornimento e ricaricare al più presto. Avvisalo, chiudo. Marshall, sono in uniforme. Ora faccio una piccola ricognizione. Qui pendiamo dalle tue labbra. Hanno una parabola di tutto rispetto. Già, dobbiamo occuparcene al più presto. Potresti piazzare una carica sulla parabola. Oppure staccare la corrente. Deve essere collegata a un generatore. Qualche altra opzione? Vedo qualcuno dietro una finestra di sicurezza. Potrei farci due chiacchiere. Vedo il sito, Sam. È pronto al lancio. Stai pensando di piazzare delle cariche su quel coso? Forse. Oppure potrei sabotare le testate inutilizzate e magari convincerli a scambiarle. Sicuro, se troverai qualcuno disposto a farlo. È una possibilità. Un elicottero d'assalto è atterrato in una zona recintata. Potrei metterci una carica sopra. Se riesci ad avvicinarti. E stanno per fargli il pieno. Potrei fare uno scherzetto col rifornimento. Potresti aggiungerci un po' d'acqua? C'è un posto di guardia. Potrei fare amicizia con il soldato all'interno. Qualche altra opzione? Probabile. Pare che stiano portando qualcosa a bordo. Posso approfittarne. Accomodati. Neutralizzati tutti i tre bersagli, saremo in ballo. E Sev, occhi bene aperti per la culla. Deve essere in quella base. Qui ci vuole un tocco della mia magia. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno un cazzo. Voglio andarmene da qui. Doveva essere un incarico di 3 giorni, non una settimana. Fai rapporto se trovi qualcosa.
Acqua. Potrebbe fare grossi danni se finisse nel carburante dell'elicottero. Voce che tra poco ce ne andremo via. Ma tu non hai lavorato nell'aeronautica? Sì, per un anno. Poi mi hanno trasferito. Ho capito che le altezze non fanno per me. Hai provato nella guardia costiera? Ok, ho aperto il pannello. Hai trovato qualcosa? No, non vedo niente del genere. Non dovrei lasciare in giro questo corpo. Non ci vedranno arrivare se il loro radar è in mille pezzi. Radar nemico pronto a saltare. Così non ci vedranno arrivare. Ora passa all'elicottero e al sito Safra. Decidi tu in che ordine. Ehi, ehi, carne fresca. Carino. Niente di personale. Qui c'è un gran via vai di gente. Le abbiamo appena ricevute. Non c'è nessuna fretta. Pare che il carico di testate provenga dalla Bielorussia. Un ordine per l'aggiunta di nuovi chip di guida nelle testate. Modello GCX78. L'installazione di queste nuove testate è prevista per domani. Forse posso accelerare le cose. Perché ti interessano tanto queste testate, comunque? Non ti ho mai vista da queste parti. Certo, però quelli non sono ancora pronti. Beh, visto che sai tutto, cosa vogliono migliorare? Ok, vedrò di occuparmene nel pomeriggio. D'accordo, fa un po' come ti pare.
Mi serve un attrezzo per il sabotaggio. È già stato scaricato tutto. Queste mi serviranno per i missili. Nell'altro container. A questi cavi serve una spuntatina. I loro missili sono compromessi. Ottimo lavoro. Ora convinci la guardia a scambiare le testate attive con quelle sabotate. Confermo. Se trovi qualcosa, fammi sapere. Chi si rivede? Oh, d'accordo. Farò installare subito quelle nuove testate. Non ti resta che tarpargli le ali. Sistema l'elicottero, Seth. Capito. Non fare, Mike. Non me ne frega un cazzo. Sotto zero e sotto zero. Ehi, ho una cosa da caricare sull'elicottero. È urgente. Certo. Il modulo d'autorizzazione. Sbaglio, è l'insegna della Legione Straniera Francese. Moduli d'autorizzazione tutti firmati da un certo capitano Betzer. Deve essere un pezzo grosso. Ah, com'è dolce. Tiene una fotografia delle due figlie mentre traffica con armi biologiche. Ce l'hai un modulo o no? Corpo di spedizione francese. Seconda guerra mondiale. Non sono così vecchio. Né francese. Senti, non so che intenzioni hai, ma mi sembri confusa. Torna quando avrai trovato quel modulo. Riesci a sentirmi? Sono qui. Ma dai. Il problema è che il soldato che ha Pestretti in postazione segue le regole alla lettera. Non ci permette di caricare senza l'autorizzazione di Betzer. Modulo d'autorizzazione. Potrei mettere del C4 qui. Ho messo esplosivi su un carico. Basta trovare un idiota che carichi quella bomba sull'elicottero. Guarda, se non hai il modulo d'autorizzazione non voglio starti a sentire. Thank you.
ha detto che sotto la base c'è una rete di gallerie. Ho trovato un modulo d'autorizzazione. Ti aiuterà a convincerli a caricare gli esplosivi sul loro elicottero. Ancora tu. Ma tu, guarda, mi faresti il favore di mostrarla quello in postazione? Sono ancora io. Vedo. Hai recuperato il modulo? Ok, di agli altri di andare. Perfetto. Ora diciamo a quell'addetto che può caricare l'elicottero. Possiamo caricare questa roba? Per ora, mettiamoci al lavoro. Marshall, ho fatto consegnare un regalino sul loro elicottero. È Natale a Vorkuta. Ho sabotato tutti i bersagli. Ma nessuna traccia dell'arma. Devono avere una stazione di sicurezza. Potresti individuare l'arma usando le telecamere di sorveglianza là dentro. Poi entriamo ad armi spianate. Ehi. Vedo un certo fermento nella base. Massima cautela. Ottimo consiglio. Sono al terminale della sicurezza. Un attimo. È protetto da un altro codice cifrato. Sono dentro. Ieri mattina, comandante. Non c'è abbastanza tempo per tempo? Una completa... Sì, il rischio di contare... Valuterò tutti i rischi. Comandante... Ma quella... Abbiamo fatto ciò che dovevamo, l'arma è partita. Dobbiamo evacuare prima che la CIA o i sovietici ci scoprano, chiaro? Agli ordini. Qui la situazione è ancora tranquilla, ma non lo sarà per molto. Seguitemi. Ho brutte notizie. Dimmi tutto. Hanno spostato l'arma. Harrow l'ha detto chiaramente. Jane è qui, ora. L'ho appena vista sulle telecamere, in un laboratorio, credo sotterraneo. Merda. Nuovo piano. Ci serve qualcosa. Spacchiamo tutto e prendiamo Harrow incolume. Ho domande da farle. Cercherò una via per scendere. In movimento. Sev, sparazziamoci di quel radar. Con piacere. Tu guarda che roba. Chi li progetta questi affari? Arcus 1, mezzi aerei in avvicinamento rapido dal nord-est. Ci siete? Quest'affare funziona male, cosa vedi? Sembrerebbe un... Calma, ti stanno sparando! Ecco che arriva! Dacci dentro, Kate. Sev, ci avviciniamo alla base. Come procede lì da te? Mi dirigo al punto di raduno. Credo di sapere dove trovare Arcus. Finalmente buone notizie. Al tuo servizio. Elicottero in arrivo. Fallo saltare. Devi sbarazzarti dell'elicottero. Certamente.
Contatto, contatto! Mi sparano con armi leggere! Tiratori più in basso, Kate! Falli fuori! RPG sotto di noi! Tetti! Spazzali via! Nemici nel piazzale! Falli fuori! Il nostro tetto è a sinistra, i lucernari. Felix, guidaci tu. Che nemici laggiù, falli fuori. Bel lavoro. Scendiamo. Case dietro di me. Adler, tu segui Case. Case dietro di te. Tempismo perfetto. Mi serve una mano. L'accesso al sottosuolo è dall'altra parte della base. Ovviamente, va avanti tu. Lancio una granata. Avanziamo. Mi muovo. Andiamo! Io controllerò che Arrow non torni fuori o esca da altre parti. Bene, Felix, noi scendiamo a cercare Arrow. Felix, non ti ricevo bene. Riesci a sentirmi?
Io ti sento forte e chiaro. Porca puttana, Jane, che stai facendo? Abbassate le armi, posso portare in salvo te e tutti gli altri, Troy. Con te, Case. Pantheon in vista! Dobbiamo dare altro tempo a Jane. Sei cocciuto, Troy, ma stavolta non te la caverai facilmente. Meglio se lasci perdere prima di farti male, o peggio. Possiamo farcela, dai! Uccide a canna liscia! È un bersaglio. Pronto. Problema, Troy? Sei un testone. Hai una visione troppo ristretta delle cose. C'è in gioco molto più di quanto credi. Ho cercato di spiegartelo, ma tu non ascolti. Ultima offerta, Troy. Posso farvi uscire vivi da qui. Posso farti la stessa cosa. Ho sempre mirato il sopravvento. Questo rende tutto più difficile. Attenzione, tuono! Occhio alla minigun! Mi muovo! Prova un riparo. Quello era l'ultimo. Per niente, credimi. Risparmiami le tue stronzate. Ok, divide e timpera. Case, sinistra, Seb, con me. Puoi sentirmi. Troy ha fatto la sua scelta, ma tu sei ancora in tempo. Hai un dono, non lasciare che vada sprecato. Yang, è morto.
Dovremmo smetterla di incontrarci così, vero Case? Gusiev deve aver spifferato tutto. Lo sapevo che non c'era da fidarsi. Ma circostanze insolite portano ad alleanze insolite. Questo non devo essere io a spiegartelo. Ti rispetto, Case. Dico davvero. Prendi il tuo lavoro seriamente. Hai dei principi. Forse non ci crederai. Ma ne ho anch'io. È solo questione di prospettiva. Oh, sarebbe questa la tua linea rossa, Case? La natura di un'arma? Conta qualcosa se serve a proteggere i nostri valori. E se usando quell'arma uccidessi una persona salvando però due... Calma, calma! Uccidimi pure, Troy, ma non fermerai tutto questo! Lo sai quanto sono testardo. Felix, preparati. Torniamo alla torre, con un ospite. C'è andata bene laggiù. Jeder ist seines Glückes Schmidt. Ognuno è artefice del proprio destino. Arrow compresa. Non sappiamo dove sia finita quell'arma. Ci andrà bene quando Jane inizierà a parlare. Sì. Parlerà in un modo o nell'altro. Contaci. Siamo di ritorno ed è come se avessimo una gigantesca ghigliottina sopra la testa. Nessuno può dire quando calerà. Ma chi è la donna che abbiamo preso? Non apre bocca. Sorride, come a dire so qualcosa che voi non sapete. Pensare che la trovavo divertente. Forse avrei dovuto aspettarmelo. Lei stava cambiando, io non cambiavo con lei. Ma non me ne rendevo conto. Non riesco davvero a trovare una spiegazione, una motivazione. Era una patriota. Aveva sempre seguito le orme dei genitori, entrambi agenti della CIA. Erano i suoi modelli, credeva nella missione. Non li avrebbe mai delusi. Cos'è che mi sfugge? Perdono soltanto tempo. Quella non dirà un bel niente. Porta pazienza. E c'è un problema. Arrow ha la bocca chiusa? Che sorpresa. Ha qualcosa impiantato nell'avambraccio, un congegno. Per Felix è una specie di tracciatore. Sanno che siamo qui? Dobbiamo presumerlo. Allora andiamocene. La porteremo altrove. No, non c'è assolutamente tempo. Dovremo difenderci qui. Se Pantheon la vuole, ci affronterà sul nostro territorio. Prima però dobbiamo convincerla a parlare. Dubito si aprirà con noi. Ci penso io, ho qualcosa che potrebbe aiutare. Mi serve solo un po' di tempo. Niente in contrario, Marshall. Giusto? Fa pure. Noi intanto iniziamo a fortificare il rifugio. Ci siamo quasi. Ovviamente non abbastanza. Al suo arrivo a Langley, Arrow era molto promettente, ingegnosa, intelligente, ambiziosa. Ho provato a farle da guida in quei primi anni. Forse non ero la persona giusta. Beh, di sicuro l'ha aiutata a fare carriera. Tolto Livingston, nessuno ha più potere decisionale nella Special Activities Division. Il nome ufficiale è fenosorazina, o separazione per MK Ultra. Ce l'ho da un po'. Spero non abbia una data di scadenza. In molti casi frammenta la psiche del soggetto, una forma di schizofrenia indotta. Cercheremo quella parte di Arrow disposta a parlare con noi. Non chiedere. Inizieremo presto. Usa la bacheca quando vuoi portare Arrow qui. Questa non è una scienza esatta. Sopravviverà? Probabile. Questo è davvero necessario? Qui siamo 5 e mezzo contro una. Ma senti questa stronza. Basta stronzate.
Voglio sapere tutto su quell'arma biologica. Non farci incazzare. Non sarebbe più divertente. Jane, per favore, ok? Sei meglio di così. Wow, ti sei proprio rammollito. Abbiamo fatto le nostre scelte, Troy. Io porto avanti la mia, e tu? Rivoglio la vecchia te. Ah! Vediamo se è ancora là dentro. Jane. Mi senti? Che succede? Adler la chiama separazione. Rilassati. Rilassarmi? Sono... Troy. Dimmi, cosa c'è? No. Ti prego, no. Jane. Non voglio farlo. No. Aiuto, Jane. C'è un'arma biologica e hai in mente un attacco di qualche tipo. Sai dirmi qualcosa di più? Posso provare, però non farei mai una cosa del genere. Dove ti trovi adesso? Adesso andrà tutto bene. No! Qui è successo qualcosa. A casa tua, cosa vedi? Mamma? Papà? Jane, tesoro, ascoltami. Stai sanguinando. Non è niente, è solo un piccolo incidente. La mamma vuole che resti in camera tua. Perché hai una pistola? Jane, mettiti sotto il letto e restaci più a lungo che puoi, capito? Come se giocassi a nascondino. Io non voglio. Jane, ti prego, va sotto il letto, ok? Resta sotto il letto. Ti voglio bene. Anch'io, mamma. Un ricordo d'infanzia. Tua madre era in pericolo? Sì. Perché ti è tornato in mente proprio adesso? Questo non l'ho mai dimenticato, Troy. Mi ha resa ciò che sono. Che ero. O che sarò, io... Non ci capisco niente. E la culla? Questo nome ti dice qualcosa? Forse... C'entra qualcosa il mio specchio. Il tuo specchio? Sì. Qualcuno che sa. Dentro c'è qualcuno che sa. Non ti permettere, cazzo. Non devi raccontargli niente. Io devo sapere. Chiudi la bocca! Taci! Jane, tutto ok? Sono in un altro posto. Devo riparare lo specchio, rimettere insieme i pezzi. Se un frammento vuoi trovare, i numeri giusti devi indovinare. Se questi tre numeri scoverai, bene in fila tu li metterai. Quando ero piccola, mia mamma mi faceva fare delle cacce al tesoro.
adesso dove sei? Qui sono a Vorkuta. Vorkuta? Ci sei stata di recente? È lì che hai lavorato sull'arma biologica. Poi dove è stata portata? Non me lo ricordo. Lavora sodo più di prima. Con un voto alto arriverà in cima. I tuoi erano molto esigenti, me lo ricordo. Erano fatti così. Severi ma giusti. Sono cose che ti formano il carattere. Avevo 9 anni quando mio padre è tornato dal Vietnam. Devastato. Mi ha segnato, posso capire. Che sia vero. Sono arrivati in compagnia. Conta gli ospiti, raddoppia e via. Tu che prendi un tè in compagnia? È tutto vero, Troy. Ma non durò molto. Molti si rifugiano in un mondo immaginario dopo un trauma. Per me è stato l'opposto. Contali tutti, poi partenza e via. Trofei, meno stemmi e vittoria sia. Mamma amava le brezza della caccia, di risolvere enigmi. Adesso si capisce da chi hai preso. Per questo ho adorato averti con me per tutti quegli anni. Manca anche a me, Troy. Un frammento. Ne mancano 2. Facciamo progressi, Troy. Hai scoperto altro? Ci sono quasi. Ci siamo. Oh. Jay. Mi aveva detto di restare sotto il letto. Ho disobbedito. Tornerò a prenderti, ok? Ok. Shh. Devi essere forte, ok? Sì, forte. Non me l'avevi mai detto come erano morti. Era una cosa che mi tenevo per me, Troy. Sono di nuovo altrove. Conosco questo posto. È un laboratorio. Qui hanno qualcosa
Pantheon ha rubato un'arma biologica da un laboratorio americano. Ricordi? Sto iniziando a ricordare. Stai bene? Sì, c'è un frammento di specchio sopra di me. Trovalo, così potrai sbloccarti e avere quelle risposte. Stai collaborando con loro? L'ascensore è spento. Sembra sia collegato a diversi generatori. Cos'è stato? Tu non gli devi niente. Questo lo sai, vero? Troy non interessa niente di te. Ti sta sfruttando! Come va? Hai scoperto dell'altro? Ci vorrà del tempo, Troy. Hai preso quel frammento. Manca poco. Si può essere più stupide? Perché aiutare chi ci ha rovinati? Troy farebbe lo stesso per me e anche gli altri. Allora non ricordi proprio niente, eh? Abbiamo voltato pagina. Lasciami in pace. Un altro frammento. Non voglio rivivere tutto questo, Troy. Vuoi farcela? Quello che stai passando sembra essere aperto di un processo. Questo istante lo avrei compreso solo anni dopo.